Presenterò entrambi gli ordini del giorno, l'8 e il 9 insieme, essendo la firmataria di entrambi. Il numero 8 chiede di attivare gli organi competenti affinché venga predisposto con la necessaria tempestività un piano di formazione che preveda, in seguito ad un'analisi dei fabbisogni, la realizzazione di azioni per lo sviluppo delle competenze adeguate alla messa in atto nei necessari controlli, nonché alle competenze inerenti la procedura di messa a bando degli immobili capitolini dati in concessione. Dalla definizione dei criteri del bando alla valutazione dei progetti, il monitoraggio degli stessi, cioè chiediamo praticamente che l'amministrazione capitolina sia messa in grado di operare e di attivare questo regolamento nel miglior modo possibile, proprio perché gli avvisi pubblici in passato non sono stati realizzati, si è iniziato da pochi anni e quindi le competenze devono ancora essere formate. Chiediamo proprio questo, un impegno dell'amministrazione in questo. L'altro ADG che avevo, entrambi erano stati già anticipati in Commissione Patrimonio, chiede invece di attivarsi quanto prima possibile al fine di avviare un'interlocuzione con la Regione Lazio ed il Governo per promuovere forme di finanziamento da destinare agli enti locali vincolate alla ristrutturazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Già la Regione Lazio ha iniziato, ma chiediamo appunto un sostegno economico maggiore perché desideriamo mettere in circolo più beni possibili e quindi ristrutturarli, e per questo gli enti locali necessitano di un sostegno finanziario. Questo noi lo chiediamo perché abbiamo intenzione di utilizzarlo. Grazie.